Ciao a tutti, in questo video vi mostro in maniera semplice ed efficace come fare scraping di dati da una qualsiasi pagina web, specialmente se si tratta di piccoli e semplici progetti, senza codice, veramente ci vogliono pochissimi minuti. Questa era un'operazione che in passato sicuramente già era possibile se si sapevano e si conoscevano alcune librerie di Python, che comunque vi consiglierei di imparare se vi interessa questo tema, e con altri tool che però magari avevano dei costi un po' proibitivi. Devo dire che ultimamente ne sono usciti invece tanti che permettono di fare questo tipo di operazioni in maniera veramente facile, veloce, immediata. Uno di questi è Browse AI, tra quelli che ho provato forse è quello che mi ha convinto di più. Ha AI nel nome, anche se in quello che vedremo oggi, secondo me, c'è molto poco di AI. Che cosa vi farò vedere? Vi farò vedere come andare a portare i dati di un sito tipo questo, ok? Quindi con la lista di tutte le razze canine e il peso medio. Come metterlo, diciamo, in forma di file CSV che poi possiamo caricare su un foglio Excel, su uno spreadsheet di Google, quello che volete, potete modificare e riutilizzare questi dati come vi pare e piace. Chiaramente andiamo a fare il test su questo sito, ma possiamo farlo su tantissimi altri siti. Un utilizzo molto comune di questo tipo di tool è, per esempio, con siti tipo LinkedIn. Vogliamo avere una lista di tutti gli e-commerce manager che lavorano per un certo tipo di azienda in un certo paese. Vogliamo avere una lista di tutti gli HR che lavorano per imprese con più di 200 impiegati. Possiamo farlo con questo tipo di servizi. In particolare per LinkedIn ce ne sono tantissimi, ok, che sono più verticali, però magari ci sono siti che sono un po' più di nicchia che vogliamo in qualche modo portare in forma CSV. Non so quanto queste cose siano sempre consentite, infatti se papà Microsoft sta ascoltando, io non ho mai fatto scraping dei dati di LinkedIn, queste cose le so solo perché ho amici brutti e cattivi che mi hanno parlato di queste procedure, però ecco, se lo fate con parsimonia e con dati che sono effettivamente disponibili aperti a tutti, credo non ci siano problemi. Tant'è vero che, o comunque diciamo in aggiunta a questo sito ha anche la possibilità di fare scraping di siti in cui servirebbe il login. Questo è un problema classico per tutte le, diciamo, occasioni in cui si fa scraping. Potete farlo tramite i cookie o la password. Chiaramente, se mettete i vostri cookie, se mettete la password dei siti che utilizzate all'interno di questi tool, fatelo con cautela. Cambiate poi la vostra password, assicuratevi che si aggiornino anche i cookie, insomma, co cose tipiche che però è importante ribadire. Quindi, come funziona? Noi andiamo a mettere lo URL del sito che vogliamo estrarre all'interno di questo tool. Ci sono varie opzioni, potete monitorare i cambiamenti di un sito, se per esempio volete vedere se il vostro competitor ha aumentato i prezzi oppure no, oppure, come andremo a fare oggi, potete fare l'estrazione di dati strutturati da un sito web. Quindi poi cliccate su Start Recording Task e questo aprirà una nuova finestra. Ora, come vedete, abbiamo la stessa lista che abbiamo aperto prima, ma c'è in più un robottino qui in alto a destra su cui possiamo cliccare e poi possiamo dire che vogliamo catturare una lista, in questo caso. Vedete qui adesso il mio puntatore comincia un po' a fare degli highlight della pagina in cui mi trovo e cerca di creare dei pattern che possono essere quelli che mi interessano durante questo scraping, ok? Quindi in questo caso io metto il puntatore così e lui pensa che ogni colonna sia un item diverso da mettere nel CSV. Quindi quando vedete una colonna divisa in questo modo, secondo la logica del tool, ogni colonna diventerebbe in realtà una riga, che non è quello che mi interessa, perché io voglio avere il cattle dog australiano su una riga e poi sempre sulla stessa riga voglio avere il gruppo in cui si trova e il peso potenziale quando è maschio e quando è femmina, che è esattamente quello che invece succede con questa diciamo con questa visualizzazione che vedete adesso a schermo. Quindi ogni riga ha un gruppo solo e la prima riga è list item 1, la seconda è list item 2, quindi esattamente quello che ci serve. Vi faccio rivedere per esempio che andando qui mi trova tutte quante le righe, ma anche tutte le colonne come item separati, quindi questo è quello che non vogliamo. Quindi adesso questa è di nuovo la visualizzazione giusta. Clicco, quindi adesso diciamo ha finito la formattazione. E mi dice di cliccare su un testo per cominciare a catturare. Okay, quindi io qui gli dico che questa è la prima colonna, questa è la seconda, questa è la terza e questa è la quarta. Poi premo Enter e mi dirà di introdurre il nome delle colonne. Quindi la prima sarà Breed, la seconda sarà Group, la terza sarà Kilo Male e la quarta sarà Kilo. Ah, sì, è Kilo, ok. Female, non si sa mai, americani, pound.
vedete, questo è il nostro CSV, bello, carino, tutto strutturato, dove abbiamo il nome della razza, abbiamo il gruppo, abbiamo i chili in tutte e due le versioni, diciamo così. Poi mi dice qual è il limite di righe che vogliamo estrarre. Possiamo mettere, non lo so, 1000, ok? Nel caso in cui ci dovessero essere 1000 razze di cani diversi. E poi possiamo dire, ok, questo è breed. Nel mio caso, visto che questo è un test, possiamo anche semplicemente dire che vogliamo 10 righe estratte. Ok, quindi diciamo breed. Capture list. Finish recording. Quindi lui adesso sa cosa deve estrarre, ok? Diamo un nome a questa automazione, quindi qua possiamo dire breed data veterinary group, va bene così. Qua mi darà una anteprima di quelli che sono i risultati, in modo che io possa effettivamente verificare che la struttura che va a creare è quella giusta. Sta facendo il test in background, eccolo qui. Mi sembra che la struttura sia quella corretta. E quindi, che cosa andiamo a fare noi? Facciamo finish setup. E ora che abbiamo finito il setup, possiamo dire run a task. E adesso ci andrà a estrarre tutte queste pagine. Quindi, adesso non so qui a farvi vedere, comunque verrà fuori un file CSV che può essere caricato su Spreadsheet, può essere caricato su Excel, immagino che tutti voi sappiate poi come andare avanti da questo punto in poi. Perché vi ho fatto vedere questo video, questa funzionalità? Mi sono reso conto che in realtà non è un qualcosa di molto comune, molte persone non sanno come funzionano questi strumenti, non sanno che esistono, ma è un qualcosa che per esempio personalmente mi ha aiutato tantissimo durante la mia carriera, perché magari mi venivano assegnati dei task che sembravano complicati, lunghissimi, ok? Specie quando siete junior, magari vi capita di avere dei task che sono molto paragonabili al data entry, e grazie allo studio, grazie alla conoscenza di alcuni di questi strumenti, sono riuscito a farli in pochissimo tempo e quindi ho lasciato magari una buona impressione, oppure magari mi sono guadagnato un po' di tempo per dedicarmi ad altro. Quindi assolutamente spero che questo video vi sia stato utile. Vi segnalo anche qualche altra alternativa a questi tool, in particolare ce n'è un altro che ha tantissime automazioni diverse, però per scraping io l'ho trovato un po' meno intuitivo, che è questo, bardin.ai. Anche qui AI nel nome, sappiamo che ormai se volete fare funding da investor, AI nel nome è importante. Questo veramente ha tantissime automazioni che potete provare, quindi ve lo consiglio. Io in passato ho usato un altro sito che è questo, import.io, però purtroppo nel frattempo è diventato un tool per enterprise, quindi cioè, l'ultima volta che ci ho parlato i costi erano proibitivi per usarlo in maniera così amatoriale, cioè si parla di migliaia di euro al mese, quindi purtroppo io ho ancora accesso al loro free trial, che adesso non esiste più, lo costruisco in maniera gelosissima e c'è un numero limitato di estrazioni che possiamo fare. L'ultima cosa che volevo farvi vedere, infatti proprio parlando di questo forse, è il prezzo di questi strumenti, perché per esempio un vantaggio di Bardin rispetto a Browse AI, quello che vi ho fatto vedere in questo video, è che il prezzo è un po' più approcciabile, ok? Purtroppo è scomparsa lo schermo. Questo qui è il prezzo di Browse AI, con mensilmente il piano starter $50 al mese, vi dà 2000 crediti, se non sbaglio 10 righe sono un credito, quindi questi sono fondamentalmente 20.000 righe Excel di cui potete fare scraping, se fate solo quello. 10 robot diversi, quindi 10... di quello che abbiamo fatto oggi, quello conta come un robot, ne possiamo fare altri 9, e poi potete avere task che vanno in simultanea. Dovrebbero anche avere una versione gratuita, quindi assolutamente cominciate da lì, fate le prove, magari cercatevi anche altri competitor a questo tool per vedere se qualcuno fa più al caso vostro. Io ci tenevo semplicemente a darvi questa informazione, perché adesso che siete a conoscenza dell'esistenza di questi strumenti, potete un po' sbloccare il cervello e pensare a quali sono le opportunità che vi si aprono con questi strumenti di questo tipo. Vi faccio un altro esempio, il sistema di monitoraggio dei siti, anche lì per esempio Bardin penso lo faccia a un prezzo molto più ragionevole. Beh, quello è un qualcosa che vi può aiutare se volete fare un'automazione sul vostro Slack o sul team della vostra azienda, in cui ricevete una notifica ogni volta che un competitor cambia prezzi,
E questo magari in azienda vi farà sembrare come il geek che si impegna nel fare anche questi piccoli progetti che magari richiedono 10 minuti e sono anche utili. Cioè, immaginiamo che voi siate un e-commerce che vuole monitorare il cambio di prezzo dei competitor, oppure siete un SaaS che vuole monitorare il cambiamento di prezzo di SaaS simili al vostro. È sicuramente molto molto utile. Quindi, come al solito, io vi auguro una buona giornata, iscrivetevi, mettete mi piace le cose che dicono tutti quanti gli YouTuber, quindi provo a dirle anche io e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!